Buonasera a tutti per coloro che sono in diretta con questo nuovo appuntamento con il nucleo di informazione esistente, che il nostro gruppo, che come ogni volta spieghiamo, è un gruppo di amici, di compagni che si riuniscono e fanno queste nostre ricerche dal basso su fonti aperte, sugli accadimenti della storia italiana dal secondo dopoguerra in poi. E in particolare in questi numeri ci siamo concentrati sempre su qualcosa a partire su un argomento specifico, a partire dal primo numero sul caso del Monte Manfrei e della rievocazione fascista che ogni anno vi accade, purtroppo lì si svolge lì, ad altri accadimenti come il Golpe Borghese e tanto altro. Questa sera parleremo dell'operazione Fritz, ovvero del rapimento di Aldo Moro, praticamente in via Fani nel marzo del 78. Tanto vi diciamo subito, ma lo ribadiremo anche durante la trasmissione, che abbiamo diversi spazi social su quali potete consultare e scaricare anche il nostro giornale e consultare tutti i nostri lavori. Adesso, Alessandro, io sono Massimo Argo e con me stasera ci sarà Alessandro Borghi, anche lui e appunto sta scorrendo adesso la scritta del banner del nostro sito, che è un po' il punto di partenza per esplorare un po' tutto ciò che facciamo. Noi ci teniamo sempre a ricordare che il nostro lavoro si basa su una base assolutamente volontaria, per cui non c'è nessuno attribuito, non siamo stoici e non abbiamo la pretesa di scoprire nessuna verità, ma siamo un gruppo di appassionati che, appunto, andando a spulciare un po' le fonti storiche aperte, cioè accessibili a tutti, e leggendoci un bel po' di libri che sono la nostra vera passione, siamo arrivati appunto a poter fare qualche lavoretto nostro su questi avvenimenti. E l'avvenimento di stasera, che sarà relatore Alessandro Borghi, ma questa è più che una relazione vera e propria, è una chiacchierata, come stiamo tentando di dar vita anche in questo nuovo formato che è appena nato. Questa è la seconda puntata. La prima puntata la potete trovare sul nostro podcast, che è disponibile su Spotify, e nel sito ci sono tutti i riferimenti. E nel sito c'è anche la nostra mail, se volete scriverci per consigli. Noi siamo su Twitter, Instagram, Alessandro, che è il nostro curatore dei spazi social, ogni giorno posta qualcosa, per cui vi invitiamo a mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook, a seguirci su Instagram, ad ascoltare i podcast su Spotify, perché in questi modi ci date una mano, ci date anche qualche suggerimento, se volete, sul nostro lavoro. Ma addentriamoci più dentro la materia di stasera, perché comunque è una materia abbastanza corposa e direi anche molto importante. Dove siamo? Siamo a Roma nel giorno del rapimento di Aldo Moro. Noi abbiamo fatto un numero su questa operazione Fritz, che è un numero del nostro giornale, Il Faro, che come tutti gli altri numeri sono scaricabili in PDF in forma gratuita dal nostro sito. E in questo numero Alessandro, che è quello che poi ci andrà a parlare stasera, ha un po' cercato, a partire dalle fonti della commissione parlamentare sul caso Moro, specialmente quella di Geograssi, quella di Fioroni, insomma, quella un po' più che hanno prodotto più materiale su questi avvenimenti, e siamo appunto nella giornata del rapimento di Moro e siamo in via Fani. E stasera Alessandro ci darà una lettura critica di quello che è stata quella giornata, perché in quella giornata, in quella mattinata, sono successe varie cose proprio in via Fani e nei dintorni di via Fani che sono molto importanti per poter capire e spiegare in maniera critica il rapimento di Aldo Moro. In che senso critica? Ci si è sempre affidati alla ricostruzione ufficiale, che poi un po' il memoriale Moro ci faranda,
che un altro nostro compagno ha scritto sul faro. E questo memoriale è un po' la Bibbia, no? Cioè che i brigatisti spiegano come è andata secondo loro. Però poi se si vanno a leggere le pagine della Commissione Moro e tanti altri documenti, ci si accorge che la realtà è ben diversa. E stasera andremo appunto a dare una visione sicuramente non esaustiva, perché è una materia che è tuttora in movimento, in trattazione, perché non c'è nessuna sicurezza né giudiziaria né investigativa sui fatti di quella mattina. Adesso io do il benvenuto ad Alessandro, che è anche il nostro regista di stasera, per cui tutto lui. Ciao, ciao. E cominciamo un po' a trattare questo rapimento, perché tu nell'articolo addirittura fai una cronologia completa, direi anche molto ben spiegata, del rapimento di Aldo Moro, che non parte questa cronologia proprio dal momento stesso del rapimento, ma parte un po' più indietro, giusto? Sì, parte da. Allora, noi sappiamo come ci hanno detto i brigatisti, quindi è la verità delle Brigate Rosse. Il memoriale Morucci, ricordiamo, un memoriale scritto di fatto a quattro mani delle Brigate Rosse, cioè da Morucci e da Remigio Cavedon, che era il direttore del Popolo, che era il giornale della Democrazia Cristiana. Quindi, dal nostro punto di vista, lo abbiamo sempre detto, una visione di comodo degli avvenimenti di Via Fani. Come dicevi te, il rapimento di Aldo Moro ha delle, come dire, dei pregressi, ha dei pregressi in tutta una serie di cose. Innanzitutto nello stesso Aldo Moro, cioè ovviamente l'oggetto siamo nel 78, è la giornata in cui si deve votare la fiducia al governo Andreotti, è la prima volta che i comunisti si astengono, il Partito Comunista si astiene dal voto contrario a questo governo, è diciamo la data fondamentale di quel lungo processo che Berlinguer aveva definito il compromesso storico tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Questa sera Ecco, non. tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma tra l'altro è anche un momento molto particolare per la politica italiana, perché c'è un po' un grande scandalo che proprio quella mattina arriverà una nuova puntata sulle pagine dei giornali. C'è lo scandalo Lockheed Martin che sta Te lo cambiando un po' i dico. contatti anche di tutto questo. E cosa succede proprio su Aldo Moro in questo caso, quella mattina, quella famosa prima pagina di Repubblica? Esce sui giornali di fatto il linciaggio mediatico nei confronti dello statista. Anche lì uno dei grandi misteri d'Italia, perché lo scandalo Lockheed poi alla fine, tranne i due ministri Gui e Tanassi che erano stati poi condannati rispettivamente per l'acquisto dei C-130, quindi tangenti, insomma, una tangentopoli, come dire, degli anni 60. Quella mattina lì, proprio, come dire, non è che inizia. Stranamente, sulle pagine di Repubblica esce questa cosa qua. Aldo Moro è Antelope Cobler, il famoso, come dire, intermediario misterioso di questo scandalo. Ovviamente questa è una mia considerazione, è evidente che, come dire, sembrerebbe, darebbe l'idea che anche questo faccia parte, come dire, di uno spartito già scritto, cioè di, tra virgolette, demolire politicamente l'idea di Moro, del compromesso storico, era una data storica, un avvenimento storico quello che accadeva quella mattina lì. E ripeto, c'erano dei pregressi. Rispetto appunto all'idea di compromesso storico e di, come dire, che veniva portata avanti dai due leader, sia Aldo Moro e Enrico Berlinguer nel Partito Comunista. La cosa più famosa, ma che, come dire, abbastanza nota, ma come dire, non è mistero, il famoso viaggio che Aldo Moro fa nel 74 negli Stati Uniti, accolto da Henry Kissinger, segretario di Stato americano Henry Kissinger, che senza giri di parole, e questo ce lo testimoniano come dire, gli accompagnatori in questo viaggio di Aldo Moro,
i collaboratori più fidati, Kissinger senza pochi giri di parole dice piantala di portare avanti questa cosa qua, perché se non ne pagherai delle conseguenze a un prezzo salatissimo. Sembrava, tanto è vero che Moro rimarrà talmente scottato che penserà addirittura, questo è quello che dice la moglie, di abbandonare la politica, ritornato a questo viaggio dagli Stati Uniti. Quindi insomma, parte da lontano, questo 16 marzo del 78 parte da molto lontano. E quindi... anche l'altro protagonista del compromesso storico, l'anno prima, nel 73, aveva rischiato Enrico Berlinguer, anche lui, di essere ucciso in un altro ambito, ma insomma... Questo è un altro ambito, però, come dire, usando una brutta definizione di quel periodo lì, a me non è che piace tanto, però le famose convergenze parallele, qua si aveva di fatto, si era arrivati sul compromesso storico in una zona di confine tra il blocco dell'est e dell'ovest, come era l'Italia, quindi già il centro del Mediterraneo e tutto, e dove entrambi le due superpotenze avevano come dire, interesse comune affinché fallisse questa operazione. Dal punto di vista del blocco occidentale americano era quello di impedire l'ascesa del partito comunista in un qualsivoglia sistema liberale. Ovviamente non stiamo parlando che sarebbe avvenuta col compromesso solo con la rivoluzione bolscevica, tanto per capirci, però questo era già sufficiente perché gli americani si attivassero con tutti i loro mezzi per bloccare questa strada. Lo stesso cosa viene fatto da parte sovietica, perché sarebbe stata la prima volta, cioè quello che sarebbe la demolizione, se vogliamo, di quello che era sempre stata la rivoluzione, cioè per la prima volta un partito comunista in uno stato liberale sarebbe andato su libere elezioni, come dire, al governo, comunque sarebbe entrato nell'area di governo. Poi, come dire, ecco, anche lì abbiamo tantissime interpretazioni su quello che è il compromesso storico. Ad esempio, Gero Grassi, che, come dire, in ultima commissione Moro, studioso di Aldo Moro, Gero Grassi, quindi conosce molto bene Aldo Moro, dà una lettura appunto di cosa era il compromesso storico per Aldo Moro, e ne dà non come un'alleanza tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, quanto un'alternanza, cioè vedeva giusto che i due principali partiti popolari più grossi d'Italia, insomma, che rappresentavano veramente, come dire, la popolazione italiana e tutto, avessero entrambi l'opportunità di, come dire, di combattersi, tra virgolette, alle elezioni, e entrambi di avere la possibilità di governare il paese in quella che oggi chiameremo la logica dell'alternanza, ok? Ma questo non, ovviamente, per le spiegazioni che da oggi, veniva meno sicuramente da parte sovietica, perché quello che era stato il percorso della rivoluzione d'ottobre non sarebbe, cioè sarebbe stato esplosivo per l'Unione Sovietica, il partito comunista che va senza dimostrava che era possibile una via al comunismo diversa, che non era sicuramente quella bolscevica, ma era un'altra via che forse avrebbe fruttato più successo anche a PC. E quindi questo tu hai delineato molto bene il quadro generale, chiaramente il discorso è ancora molto più ampio, però questo è quella un po' la situazione di quella mattina di Aldo Moro, che non era sicuramente una situazione tranquilla, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista personale anche, no? E ti fermo, quando comincia quella mattina? Ti fermo solo un attimo per completare il ragionamento di prima che tu citavi. Nel 73, quindi in una stessa logica del viaggio americano di Moro e Kissinger, che è il famoso viaggio in Bulgaria, che era compagni... un po' per gli Stati Uniti, però... Nel senso che esistono più volte per avere Berlinguer a Sofia. Berlinguer tentenna, non ha buoni rapporti, insomma, con il partito comunista bulgaro, poi va e subisce quell'incidente che ormai sappiamo benissimo sia stato di fatto una sorta di attentato, scampa miracolosamente e siamo lì stessi anni, però erano gli anni della discussione di questo impianto politico, ecco, che veniva avanti in Italia. Certo. E anzi, bisogna anche ricordare che il Partito Comunista Bulgaro è uno dei partiti più vicini a Mosca,
e poiché Berlinguer tornò addirittura con un aereo militare italiano, perché lo avevano ricoverato lì, ma insomma. Sì, no, ovviamente lui non si fidò di prendere un aereo che gli veniva fornito ovviamente dal Partito Comunista Bulgaro e tornò addirittura, credo, anche lì si sentì con Moro e lo stesso si fece quando lui tornò dagli Stati Uniti. Mi sembra, ora non vorrei ricordare male, che Berlinguer fu uno dei primi che andò all'aeroporto ad accoglierlo proprio in quel viaggio del 70 No, ricordi bene. e tanto. E c'è anche poi adesso per concludere un po' questa rassegna, il famoso episodio dell'attentato sul treno a cui Moro viene fatto scendere prima, adesso non mi ricordo più l'anno, ma che è stato clamoroso anche quello, no? Insomma, Alla fine, come credo fosse momento. l'Italia, non vorrei anche lì dire una sciocchezza, ma credo fosse l'Italia che proprio esplose, doveva salire a Napoli sull'Italicus Galleria. e i funzionari del Ministero dell'Interno lo fecero scendere all'ultimo minuto, ma credo fosse l'Italicus, cioè lui avrebbe dovuto rimanere coinvolto già nella sinistra dell'Italicus. Quindi. E qua anche, come tu hai già delineato, ci sono varie forze in atto, perché tipo anche gli americani, no, che la storiografia ce l'ha come blocco unico, sono tante forze al suo interno, cioè ad esempio anche la CIA o comunque chi agisce all'estero, gli americani non avevano tutti lo stesso indirizzo, perché ci sono anche varie sfumature, e anche questo sui sovietici. Ma addentriamoci un po' di più proprio nello specifico. Da dove parte la mattina del rapimento di Moro? Cioè, perché non comincia con il prelevamento di Moro, ma comincia prima questa mattina, comincia molto presto. Ma allora, io partirei ancora prima. E già smontando una cosa che ci viene raccontata dal memoriale Morucci, o comunque che i brigatisti dispensano tutte le volte che vengono intervistati, che in buona sostanza si sceglie di rapire Aldo Moro perché era un obiettivo più facile, era semplice. Quindi ci raccontano che nel giro di una settimana, quindi con poche perlustrazioni, con poche cose, riescono a fare quello che fanno i Piafani. E tutto è, come dire, ridotto alla semplicità assoluta. In realtà si vede che non è così perché Carlo D'Adamo, professor Carlo D'Adamo, che è un ottimo, come dire, studioso dell'agguato di Via Fani, ha scritto un libro che poi citeremo, che è Coup d'État, e lo consiglio, è molto, molto interessante e userei l'aggettivo scientifico perché va a vedere proprio. Ha scoperto, facendo appunto una visura al pubblico registro automobilistico, del furgone, del famoso fioraio di Via Fani, che già negli ultimi giorni di gennaio del 1978 qualcheduno era andato a fare questa visura per capire dove il fioraio abitasse. Perché poi, nel giorno dell'agguato, nella notte precedente all'agguato di Via Fani, avrebbero dovuto essere appunto al furgone tagliate le quattro ruote per impedire al fioraio di essere in un punto strategico, che poi andremo a vedere. Quindi, come dici te, come dire, parte presto la mattina, ma inizia già a gennaio. Quindi una delle cose che ci viene, per quanto mi riguarda, ovviamente è un giudizio personale, una delle prime balle che ci viene raccontata è che poi, tutto sommato, per fare quello che hanno fatto i miei fan, insomma, in una settimana con Moro, no. C'è un dato inequivocabile, qualcuno già a gennaio pensava di rapire Moro, pensava di farlo in via Fani, perché si occupava di andare a vedere dove il fioraio spiriticchio abitava per intervenire e renderlo, come dire, farlo rimanere fermo a casa con il furgone con le quattro ruote squarciate. Ma come dici te, inizia molto presto, quella mattina del 16 marzo, inizia molto presto, inizia già alle 6 del mattino, 6 e mezzo del mattino, a 200 metri dalla casa di Moro, che abita in via del Forte Trionfale, già è presente la famosa 128 bianca, che sarà guidata da Moretti, che appunto alle 6:30 della mattina era già presente a 200 metri dall'abitazione di Moro, con quattro persone a bordo, come dire, quindi stazionava già sotto. Quindi inizia molto presto quella mattina lì.
ovviamente. Anche perché poi anche un cambio dell'ascolto, giusto? Come poi tu vai a scrivere l'articolo, per cui è sì, ancora già no, quella una tesi, c'è sono anche il cambio della entrata un scorta. po' in. Ci saranno due elementi, tanto la scorta di Mora, ad esempio, non so se, come dire, magari tanti non ci fanno caso, era una scorta mista. Sulla sua auto vi erano due carabinieri, quindi Domenico Ricci e Leonardi, e l'Alfetta con Zitti, Iozzino e Rivera era una scorta della polizia, quindi era una scorta mista. E quella mattina, appunto, Domenico Ricci sostituisce Otello Riccioni, che era l'autista, quello che più di tutti prestava servizio per Aldo Moro, mentre invece Zizi, giovanissimo, come dire, poliziotto, si trova a sostituire Rocco Gentiluomo. E entrambi questi due personaggi, uno Riccioni chiede feria, gli viene data feria, Rocco Gentiluomo invece viene messo da qualche funzionario d'ufficio in ferie, poi lui si lascerà scappare che qualcheduno lo ha salvato dalle cilie di Gaffani. Però è molto, come dire, singolare anche questo episodio, perché il cambio di scorta, sì, c'erano delle coperture rispetto magari alle ferie, a dei turni differenti, ma insomma, due cambi nello stesso giorno dell'agguato, anche lì iniziano a destare dei sospetti, peraltro legato anche alla scorta. C'è da dire che quel mattino lì, in tutta la zona della Camilluccia, quindi di Forte Trionfale, quella zona lì, perché non abitava solo lì Moro, se non mi ricordo male, c'era anche Flaminio Piccoli che abitava lì, vengono di fatto dismessi per quella giornata lì, quindi i servizi di bonifica delle auto civetta che percorrevano prima della colonna col politico di turno a bordo, vengono dismesse senza nessun motivo apparente, però se poi ci si va a ragionare succede quello che succede, e anche Moro non avrà le auto civetta che solitamente bonificavano il tracciato che lui faceva solitamente, o per andare a Montecitorio o per andare all'università, erano quelli poi i luoghi dove Aldo Moro si recava solitamente più spesso. Sì, va anche a pregare in chiesa, facciamo giusto un passaggio veloce, dove andava tutte le mattine, perché c'era chi addirittura, che sono sicuramente una tendenza molto minoritaria negli studi su Aldo Moro, ipotizza che ci sia stato un rapimento in chiesa e che Viafani sia stato soltanto il ciglio della scorta senza Moro, giusto per Una dargli un cosa, quadro completo, un sì, po' di è tutto quello. una riflessione, ecco, che alcuni fanno, perché ovviamente dicono dentro quella pioggia di proiettili Moro, e poi andremo a vedere, perché in effetti poi è una riflessione che ci sta: come fa Esatto. Moro a non essere neanche ferito e essere portato No, ma via? E sicuramente allora qualcuno si chiede: ma era un'eccezione. siamo sicuri che in via Fani Moro fosse ancora presente, o Sì, fosse ci stato fosse già anche pronto? Paolo. C'era solo la scorta. Io la vedo un'ipotesi abbastanza inverosimile, nel senso che la scorta che fintamente fa il percorso, non, a me non convince No, ma di poi quello. per spiegare anche il fatto che Moro non sarà colpito, tu puoi fare vedere con la balistica che questo è assolutamente possibile. Chiaramente, se a fare azione sono state persone diverse dalle brigate rosse, ma lì ci arriveremo. Lì ci Ci arriveremo. arriveremo E e per concludere, anche. Prego, no, prego, prego, volevo per vai, vai. concludere che dicevi te, come dire, di cosa fa Moro, perché la giornata del 16 è tutto un susseguirsi quasi accavallato di tutta una serie di avvistamenti, di percorsi, di luoghi alla fine. Moro, come tutte le lui, esce all'incirca tra le 8:30 e le 9 di casa, quello lì è l'orario, come dire, in cui lui esce di casa, e solitamente va verso lo stadio olimpico, diciamo, tanto per dare un riferimento rispetto al quartiere della Camilluccia, perché va sempre nella chiesa di Santa Chiara, che è in Piazza dei Giochi Delfici,
percorrendo la ora vabbè, non mi ricordo quale via, comunque c'è tutta la via da casa sua che va verso in direzione opposta a Viafani, mettiamola così. Una chiesa abbastanza distante, poi lui solitamente va a fare la passeggiata allo Stadio dei Marmi, vicino allo Stadio Olimpico, di 10 minuti. Lui è molto, come dire, metodico nelle sue cose. Quella mattina lì, invece, prende un'altra strada, la strada opposta, vicino a casa, va nella chiesa di San Francesco a Monte Mario, sta lì, anche lì segue per alcune decine di minuti, quarto d'ora, un pezzo di messa che viene, come dire, officiata dal parroco della chiesa, riprende, sale e la scorta poi di fatto scende per via Fani. E questa cosa qua che sto dicendo adesso, secondo me, è uno dei punti dirimenti un po' di questa storia qua. Perché? Perché le Brigate Rosse avevano bisogno della certezza quella mattina lì, che il corteo delle auto di Aldo Moro passasse in via Fani, perché Aldo Moro solitamente non passava da via Fani. Questa è un'altra delle cose Molto da ricordare. importante, non si dice mai, Esatto, non è lui mai detto, quasi non è mai passava mai da via Fani, faceva quel percorso lì. Molto probabilmente, come accerta peraltro di fatto l'ultima commissione d'inchiesta, nel momento in cui lui va in chiesa a messa, la scorta, che all'epoca non avevamo telefoni cellulari, ma c'erano i radiotelefoni collegati col Ministero dell'Interno, qualcuno molto probabilmente comunica come dire, alla scorta di passare per via Fani, perché secondo me, e anche secondo la commissione, a me convince molto questa cosa che diceva la commissione d'inchiesta, c'è un'altra macchina che gli attende, che gli farà da scorta e vedremo poi quale sarà. Però sta di fatto che ci doveva essere la certezza, e la certezza la poteva solamente dare chi impartiva gli ordini tramite via radiotelefono appunto dal ministero alla scorta. Peraltro la commissione, l'ultima commissione Moro presieduta da Fioroni, cerca, Piero Grassi, se lo andate a trovare, lo racconta molto bene, vanno a cercare i brogliacci dove dovrebbero essere annotate appunto le chiamate e come dire, i vari punti che compongono l'itinerario appunto delle colonne dei vari politici di turno. Stranamente, ovviamente, come era da immaginarsi, il brogliaccio è andato smarrito, quindi non esiste nessuna traccia delle comunicazioni che avvengono tra il Ministero dell'Interno e il radiotelefono della colonna di Moro. Però è del tutto evidente che c'è stata questa cosa qua. Non è possibile pensare altrimenti. Cioè, solo quello poteva far andare Moro in via Fani. E solo quello poteva dare la certezza ai brigatisti di effettuare l'azione in quel punto, in quel giorno lì, a quell'ora lì. Beh, questo è già un punto molto, molto importante, come dicevi tu, non viene mai spiegato, perché già da questo, insomma, è già una partenza che diventa un po' difficile poi dare credito alla versione, diciamo, ufficiale, no? Che non spiega da dove passava Aldo Moro, perché poi anche qui si può parlare di tantissime cose sul rapimento Aldo Moro, ma quando si sanno che poi le commissioni infatti andranno a spiegare benissimo, cioè i meccanismi che regolano le scorte, no? Non si può dire, ah, questo passava di qua, l'altro andava di qua, cioè di là. Non è che tu con la scorta vai a farti un po' il cavolito in giro per Roma, devi seguire appunto, c'è una pianificazione che deve essere sempre presente anche con l'auto di bonifica, ci sono tutti dei protocolli, no? E tutte cose anche molto importanti che appunto, come hai spiegato tu benissimo in questo passaggio, quando c'è stata la sicurezza che passasse in via Fani, è potuto scattare tutto. E questa sicurezza ce l'hanno avuta, perché comunque via Fani è una via molto particolare, anche dal punto di vista proprio, cioè, diciamo, strumentale. Perché adesso tu ci andrai a descrivere, questa via è particolare ed è anche stata strutturata. E vi hanno macchine, è stato l'uso anche delle macchine dei brigatisti e di altri che sono andate tutte a creare una situazione che ha fatto sì che Moro fosse rapito in via Fani.
perché tu ne parli poi nell'articolo molto bene di questa cosa qua, della preparazione, anche di come viene svolto. E, ecco, è quello infatti, che ti... un po' come... È quello che ti dicevo prima, nel senso che cioè, loro hanno avuto la certezza, e la certezza ti doveva arrivare da livelli istituzionali. Di qua non si scappa, non è possibile che ci sia altre cose. E, sì, e da subito... Questa cosa no, era dello Stato, non era gestito da altre persone. Non sappiamo, qua già entriamo, come dire, in una zona grigia appena inizia quella giornata. E, tra l'altro... Ti dicevo che col servizio, diciamo, delle autocivetta di bonifica sospeso, appena loro, come dire, scendendo da Via Trionfale, imboccano Via Fani, dove li rallenta, diciamo, Rita Algranati, che è la prima brigatista che entra di fatto in scena, quindi siamo poco prima delle 9, la prima figura brigatista che troviamo è Rita Algranati, moglie di Alessio Casimirri, che con un mazzo di fiori segnala a Moretti, con la famosa auto 128 bianca familiare targata corpo diplomatico, un'auto che è fantastica anche questo modello di automobile, segnala il passaggio li rallenta, segnala il passaggio, come dire, sono arrivati, e Moretti si infila nella carreggiata e scende verso l'incrocio con Via Stresa precedendo la colonna. Cosa succede? Che nel frattempo due macchine civili si frappongono tra la colonna di Pomoro e l'auto di Moretti, e qui c'è una manovra che fanno in maniera repentina gli autisti delle due auto di Moro, che superano a tutta velocità queste due macchine per accodarsi alla macchina di Moretti. Quello che dicevo prima, sembra quasi che non solo si abbia avuto, come dire, l'input da qualcheduno di passare in Via Fani, ma che qualcheduno gli abbia detto: state attenti perché incrocerete un'autovettura che vi fa servizio civetta, servizio di bonifica. Ci stava, era un'auto targata corpo diplomatico, quale dubbio poteva destare? Ci stava benissimo. Per questo che dico, l'auto di Moretti forse era anche stata segnalata. Sì, ma infatti poi anche il pensiero che hanno anche alcuni storici, che poi viene anche da leggere, no? Quello che è successo in Via Fani, è che sicuramente per tutto quanto è successo, se qualcuno della scorta fosse sopravvissuto, avrebbe forse potuto dire cose che sarebbero state, cioè, molto importanti, diciamo, no? Anche perché il capo scorta, che è, assolutamente, che è Leonardi, che è un uomo molto preparato e molto pronto, infatti poi verrà riconosciuto da chi fa l'assalto come il primo ostacolo da abbattere, la prima persona da abbattere, perché era veramente preparato, e era comunque nervoso già da giorni, sapeva di queste difficoltà, si sapeva che c'era qualcosa, anche dall'avvicinamento di Moro da parte dello studente sovietico all'università, insomma, cioè, gli avvistamenti erano entrati nello studio di Moro, insomma, c'era tutto un quadro che comunque ha portato anche allo sterminio della scorta, perché appunto, come dicevi anche tu, ci sono tutte delle zone grigie che sarebbero potute essere spiegate con... se qualcuno della scorta fosse sopravvissuto, no? Assolutamente. Dai, diciamo. È assolutamente vero quello che dici, nel senso che erano giorni, forse mesi, se non tutto l'anno, che Leonardi era con le orecchie tirate dritte, perché, e questo invece è raccontato sempre da un altro ottimo giornalista come Marcello Altamura, nel suo libro La Borsa di Moro, i vari appostamenti che vengono fatti da una famosa moto, che poi vedremo anche in questa giornata qua, la famosa Honda Blu. La famosa Honda Blu viene vista in via Savoia 88, dove c'è lo studio Moro, quindi in centro a Roma, più volte lì. Quindi erano tutti sull'attenti, erano quasi preparati al fatto che potesse accadere qualcosa, perché nell'aria si percepiva questa cosa qua. E tanto è vero che il giorno prima vengono quasi fatte, non lo so se forse in modo, cioè succede un fatto che sembra quasi la prova generale di quello che avviene in Via Fani, ovvero
le auto di Moro dall'università si stanno recando, se non ricordo male, in via Savoia, nel Coso, ora ti ripeto, non mi ricordo in quale piazza di Roma, avviene un tamponamento tra appunto la fetta e l'auto di Moro, perché una macchina frena, come dire, improvvisamente in mezzo a questa piazza di Roma. Proprio il giorno prima succede, è la stessa identica dinamica, succede che ci sarà all'incrocio tra Befani e Via Stresa. Ripeto, suggestioni, sì, molto probabilmente sono suggestioni, sono casi. Beh. Non sono casi però che quando gli viene chiesto appunto ad alcuni della scorta non si ricordano, ora non mi ricordo se fosse proprio Rocco Gentiluomo, uno di quelli che, o forse Riccioni, dei due che non c'erano, che sembrerebbe che avrebbe a pochi giorni da quello che accade in Befani, quindi ho sentiti, non si ricordano di questo strano incidente che in realtà, come dire, lo sapeva la moglie di Moro, perché Moro aveva raccontato questa cosa qua, lo sapevano i familiari di Leonardi, cioè era di pubblico dominio questa cosa che era successa il giorno prima. Ripeto, casualità sicuramente, suggestione, tutto quello, però annotiamo anche queste cose qua, cioè molto spesso non vengono raccontate. Fortunatamente abbiamo degli ottimi, come dire, giornalisti d'inchiesta che come dire, ci aiutano a fare un quadro preciso, insieme appunto a quello che poi insomma hanno anche fatto, come dicevi te, l'ultima commissione Moro, che ha fatto molti passi avanti su questo. Sì, molti passi avanti anche nel descrivere proprio la scena in Via Fani. Innanzitutto, se ci puoi descrivere un po' come anche Via Fani, perché appunto è una via importantissima nella storia italiana, ma pochi la conoscono bene. E soprattutto anche com'era un po' tutto intorno, anche perché poi ci sono anche vari elementi che andranno a incastonarsi in questo quadro, perché lì quel giorno in Via Fani sembra appunto che ci sia proprio un sacco di gente, anche chi non ci dovrebbe essere, diciamo, e c'è tutta una serie anche di disposizioni di macchine e di uso anche, che ci andrà a spiegare, del cancelletto alto, cancelletto basso, per poi ci spiegare questi termini, proprio per far sì che tutto ciò che è accaduto dovesse accadere nei termini in cui poi effettivamente è successo. Guarda, adesso se riusciamo, come dicevi te, perché come dire, è proprio l'analisi di una scena del crimine, ma va analizzato perché c'è talmente tante quelle cose anomali, strane in questa vicenda, che dobbiamo già utilizzare l'ausilio delle fotografie. Ora provo un attimino a condividere una foto da lì col puntatore, se riusciamo ora, poi vediamo un attimo se si vede bene o male. Allora. Comunque diciamo che c'è, tutte queste foto sono sul numero 6 del faro, per cui scaricabile in PDF gratuitamente dal nostro sito, per cui se qualcuno volesse tornarci sopra, perché anche Alessandro ha fatto delle ricerche molto particolari, nel senso che è andato proprio a studiarsi con Google Maps proprio tutti i percorsi, tutte un po' le vie toccate dalla vicenda Moro, e già guardando un po' anche adesso anche dove verrà trovato Moro, poi il corpo senza vita di Aldo Moro, ma anche appunto del rapimento, i percorsi che sono descritti nel memoriale Mucifaranda, messi sulla mappa, cioè messi sulla carta, si vede che non possono corrispondere al vero, perché sono veramente illogici. E già Via Fani, che adesso se riusciamo... Ora il bello della diretta, perché sto cercando, ma non è che riesco a... Ma sì, chiaramente poi anche la maggior parte delle persone ci sentiranno in podcast, dove chiaramente le mappe non si possono vedere, però era per dare un'idea di questa via Fani, che è una via abbastanza stretta di un quartiere residenziale, assolutamente tranquilla. Guarda, non riesco a condividerla, tuttavia proviamo un attimo, la proviamo a descrivere, insomma, questa... Comunque ricordiamo appunto che è tutto sul nostro giornale, insomma, sul numero del nostro giornale. Che c'è foto, c'è spiegazione, c'è tutto. Ora, per spiegare questa vicenda, nello specifico, la prima foto da prendere è la foto dall'alto,
dal Civico 109, per capirci, che è il civico del bar Olivetti, quindi dal lato, dalla terrazza, il famoso bar Olivetti, della terrazza del Civico 109, cosa si vede sotto? Ovviamente è successo da poco, tanto c'è già un sacco di gente che è lì attorno e che anche subito vedremo che poi verranno, diciamo, inquinate la scena del crimine. Ma la prima cosa che salta agli occhi e che faccio sempre, come dire, risaltare è questa. Cioè, quando noi guardiamo Via Fani il 16 marzo, in questa parte finale, notiamo due cose, innanzitutto, prima delle macchine. Il fatto che su entrambi i lati non ci sono praticamente auto parcheggiate, ed è una grossa anomalia, perché chi abitava in Via Fani, ma ancora oggi, potrà dire che, ma soprattutto chi all'epoca aveva una macchina così, che era difficilissimo riuscire a posteggiare la macchina a Via Fani, era sempre un problema, anzi, bisognava fare diversi giri del quartiere, posteggiare in zone limitrofi, quindi farsi dei gran pezzi a piedi per arrivare a casa, perché era praticamente impossibile. E lo si evince da una cosa molto semplice, dalle chiazze d'olio che costeggiano i due marciapiedi, che è proprio il sintomo che lì da sempre ci stanno delle macchine. Stranamente, in quel 16 marzo del 1978, in quella parte finale non c'è praticamente macchine, se non quelle che vedremo ad analizzare, che serviranno forse. La sì, seconda ma cosa, come dicevi tu, prego. No, dimmi pure. Sì, c'è stata una preparazione, perché tu nell'articolo spiegando poi che, appunto, Commissione Moro, tutti gli studi, anche articoli, che praticamente vi erano varie macchine appartenenti anche ai nostri servizi, a società riconducibili ai nostri servizi, insomma, c'era tutta una preparazione per far sì che, appunto, Via Fani, dal taglio delle gomme del fioraio Spiriticchio, che tutte le mattine parcheggiava in Via Fani, il suo furgone, per cui una cosa che occupava un certo spazio ben specifico all'interno della via, e ci sono tutte delle macchine messe in dei modi, macchine strane, che con persone strane, su cui non verranno fatte più di tanto indagini, se non dalla commissione, che erano lì presenti, e come anche l'importantissimo bar Olivetti, che poi andrà a spiegare dopo, che è centrale nel rapimento di Aldo Moro. Ecco. Per cui sì, una via, una frequentazione. E questa è proprio una zona incredibile da questo punto di vista, perché tutto è strano e ancora di più in quel 16 marzo del 78. Sì, tutto come fuori posto. Sembra tutto fuori posto, ma forse invece c'è tutto troppo a posto, forse, per chi doveva, sì, organizzare. Esatto. Nel senso che, l'abbiamo già detto prima, allora, tanto per dare un po' un punto di riferimento a chi ci ascolta, dobbiamo avere in mente, adesso nell'analisi delle macchine cerco di far immaginare, perché non possiamo condividere le foto, cerchiamo di immaginare di scendere con la colonna di Aldo Moro verso l'incrocio di via Stresa da via Fani, quindi da via del Forte Trionfale, scendiamo, quindi giriamo via Fani e la percorriamo in discesa verso l'incrocio di via Stresa. Quando arriviamo verso l'incrocio, la prima anomalia che abbiamo è proprio sulla nostra destra, quindi a ridosso dello stop, 15-20 metri dallo stop, è parcheggiata al posto del furgone di Spiriticchio, che nel frattempo, nella notte, gli è stato tagliato le quattro gomme del furgone, quindi è inutilizzabile, non può quella mattina andare in Via Fani. C'è una macchina che è una Austin Morris di colore blu. È una macchina che, se andate a fare delle ricerche in internet, lo vedrete nelle fotografie, quelle, come dire, più vicine della macchina. È parcheggiata abbastanza distante dal marciapiede, non era dentro il marciapiede come di solito le macchine devono essere parcheggiate. È lì da sola, è lì praticamente in una landa desolata che ha quel marciapiede lì, non c'è una macchina posteggiata, è lì, messa lì. È la macchina che di fatto impedisce a Domenico Ricci, che in tutti i modi tenterà di svicolare, diciamo, dal tappo creato dalla macchina di Moretti, ma non ci riuscirà,
Li fa da tappo, li fa proprio da tappo tra la macchina di Moretti e l'Austin Morris. La macchina di Morris sarà proprio bloccata lì in mezzo, non potrà andare da nessuna parte. Quindi viene da pensare che tutto sommato probabilmente quella macchina venga messa a proposito, Apposta. apposta. Ora, come ho detto prima, cioè, il libro Coup d'État di Carlo D'Adamo, che è fantastico perché lui è andato a fare appunto queste ricerche su queste visure storiche su queste macchine, trova che appunto questa macchina che era stata acquistata un anno prima ed era stata acquistata da una società che è la società Poggio delle Rose, il cui amministratore unico era questo Patrizio Bonanni. Risulterebbe essere questa società una società di copertura dei servizi. Da tutta una serie di cose, ad esempio dal fatto che sarebbe legata alla Fidrev, che è questa, come dire, società a cui che forniva bilanci, tra virgolette, farlocchi a queste società, perché queste società figuravano come società immobiliari piuttosto che società edili o così, ma che in realtà poi servivano di copertura a operazioni dei servizi. Quindi è evidente che bisognava fornire delle coperture. E la Fidrev faceva quello, questo ci dice Carlo D'Adamo nel suo ottimo studio. E questo che viene ripreso anche dalla Commissione. Tanto per dare un'idea, la Fidrev, ad esempio, dentro le società che ha nel portafoglio di società a cui fornisce i bilanci, c'è anche la Gradoli SPA, che è proprietaria dello stabile di via Gradoli 96, interno 11, il famoso covo che nel giorno dell'emanazione del settimo comunicato Lago della Duchessa Fasullo, viene scoperta. Di fatto la fanno scoprire, perché è una base bruciata, probabilmente. Sì, probabilmente sì. Però tanto per darvi l'idea, perché anche la zona di Via Gradoli, se non si può dire che sia una zona tutta controllata dai servizi, ci andiamo molto vicino, ecco. Quindi Poco noi ci abbiamo manca, ci poco manca. ci manca, quindi noi già abbiamo questa prima macchina che probabilmente ha un duplice scopo. Il primo, quello di bloccare la macchina di Aldo Porto. La seconda, che sicuramente da lì dietro, non come ci dicono nelle Brigate Rosse, neanche le perizie che fa la Polizia di Stato, anche nell'ultima commissione, cioè si continua a sostenere che si è sparato solo da sinistra. Non è così. Cioè, dietro a quella Austin Morris vengono trovati dei bossoli di calibro 7,65, e molto probabilmente qualcheduno spara attraverso i vetri dell'Austin Morris. Tanto è vero che l'Austin Morris ha sul suo lato destro, guardando dalla parte posteriore, tutti i vetri sfondati. E se guardate da quella famosa, una delle più famose foto che vi dico, che si vede dal lato del 509, si vedrà che il lato sinistro, guardando da dietro della macchina, è solo l'ultimo finestrino è esploso, ma può esplodere solamente perché riceve colpi o perché viene trapassato da colpi. Ma tra la macchina, il marciapiede e l'alberello che sta dietro, proprio lì, vengono trovati dei boss. Qualcheduno di lì spara. E di lì non si scappa. Anche qua iniziamo già a far traballare, insomma, la granitica certezza di Morucci, che ci dice che, insomma, in buona sostanza loro con quattro pistole e quattro mitra sgangherati dalla Seconda Guerra Mondiale, tra l'altro ce lo dicono loro, quindi ora poi andremo un po' a fare anche il Che si conto. inceppano quasi tutti. Che Esatto. Che si dice che inceppano quasi tutti. da sola, in realtà non è così. Qualcheduno lì dietro sicuramente. Ora poi ci sono anche degli altri studi, ad esempio Gianluca Cicinelli, altro bravissimo giornalista, che ha fatto questa inchiesta Coperti a destra, e si basa proprio sull'analisi della balistica e sul fatto, fa un lavoro eccezionale e fa proprio, cioè, capire in maniera scientifica che da lì qualcheduno spara. Poi verrebbe da dire, come dicevi te, se noi guardiamo ad oggi è conservata, tra l'altro, credo in un, non so, insomma, un magazzino, comunque è conservata l'auto di Moro, è in un buonissimo stato, così non si può dire delle autovetture che sono in un magazzino della polizia, proprio che stanno arrugginendo, ma è abbastanza allucinante questo.
Otto di Mo si vede ad occhio nudo come qualcuno da quasi in maniera frontale spara all'autista per metterlo, per metterlo fuori da qualsiasi azione che può, di risposta che possa fare. E quindi, come dire, la prima anomalia la troviamo. Che non è la prima di stasera, ma insomma è la prima. E poi adesso arriviamo alla versione ufficiale che dice che a sparare sono stati appunto i brigatisti vestiti da avieri, cioè nel senso da compagnia aerea praticamente civile, diciamo, che appunto spuntando da vicino al bar Olivetti spararono tutti insieme, diciamo. Chi si inceppò, ma anche lì c'è tutta una spiegazione ufficiale che zoppica in ogni momento praticamente, perché si incepparono, loro stessi dissero che si preparano all'addestramento in un solo pomeriggio ai giardinetti praticamente, inseguendosi tra gli alberi, e sembrerebbe una presa in giro, ma quello che affermano i brigatisti, mentre invece le perizie balistiche sono molto precise e mi fanno vedere che c'è un grandissimo numero di colpi esplosi in via Fani da armi diverse, e soprattutto c'è un po' il mistero dello sparatore, quello più preciso, no? Quello che poi arriva praticamente a, mi sembra, a quasi una cinquantina di colpi e che non è mai stato identificato. Come suggestione diciamo che anche alcuni testimoni dissero che sentirono, testimoni oculari dissero che sentirono parole in tedesco parlate quella mattina, ecco, per dire che adesso chiudiamo un attimo, chiudo questo mio intervento, poi lascio a te, che appunto anche la Stasi, cioè i servizi segreti della Repubblica Democratica della Germania dell'Est, dissero che era in loro possesso informazioni che in quelle azioni vi erano coinvolte dalle 30 alle 40 persone, per dire, insomma, come c'è tutta una completa indecisione sui numeri, ma sicuramente, come adesso andrà a parlare tu della balistica, è altamente improbabile che sia andata come disse Piperno, leader dell'autonomia, la geometrica potenza di fuoco, ecco, è molto improbabile. Ma guarda, tanto per completare il ragionamento che fai te, e anche quelle, insomma, anche per fare un focus anche su questi quattro avieri come la macchina di Moretti vengono avvistati attorno a manca un quarto alle 9 del mattino all'incrocio tra via Stresa e via San Gemini. Almeno ci abbiamo almeno due testimoni che li vedono, sono a coppia di due a 30 metri l'uno dall'altro e scenderanno piano piano fino ad arrivare appunto al bar Olivetti e si nasconderanno, così ci dicono, ma presumibilmente può essere così, dietro il siepe del bar Olivetti. Olivetti che formalmente è chiuso, ma poi andremo a vedere perché formalmente è chiuso, poi apre, sono cose strane. E come dici te, appunto, poi ci viene raccontato che questi di fatto con quattro armi sgangherate che si inceppano dei partigiani, armi sgangherate dai partigiani, sì, quindi, erano armi della seconda guerra mondiale, erano tutti i modelli della seconda guerra mondiale, e si inceppano, quindi, come dire, già loro ci dicono che di fatto è insostenibile la loro tesi, che tutto fanno loro. Ti vorrei solo correggere una virgola di quello che hai detto prima. Cavolo, è molto interessante quello che dici te, ma a supporto del fatto che i servizi segreti della Germania dell'Est dicono che se loro avessero dovuto fare un'operazione del genere, cioè, avrebbero calcolato almeno 20 persone. Tanto è sì, vero che è vero, scusami, io, certo. Sì, più studiosi, gente, professionisti più bravi di noi che si occupano di queste cose qua dicono, e se lo dicono loro, che forse se ne intendono un po' di più. E anzi, diciamo anche che la Stasi dava in maniera anche abbastanza convinta e sicura dei fascisti alle Brigate Rosse. Attenzione, sì. La Stasi definì in diverse occasioni quei fascisti delle Brigate Rosse, tanto per chiudere il cerchio, no? Perché anche lì poi comunque l'azione di Via Fani è ovviamente incompatibile con la versione ufficiale, ma la cosa curiosa è che nonostante questo si continui a parlare di una versione ufficiale veramente che non sta in piedi, ma che non sta in piedi anche perché
nella balistica furono trovati certi proiettili, come tu hai scritto nell'articolo, certi bossoli, certo, sì, anche appartenevano a questi bossoli, alcuni, tanto per dare ancora un quadro più approfondito della vicenda. E ora poi ci arriviamo ai bossoli. Adesso vorrei focalizzarmi ancora sulle macchine, perché abbiamo visto solamente la famosa Austin Molecule. In realtà abbiamo ancora da vedere almeno tre autovetture. Sulla parte opposta all'Austin Morris Blue, ma spostati di circa 20 metri più a nord, più verso via della Camilluccia, dal lato opposto, quindi, e siamo davanti alle vetrine del Bar Olivetti, vi è la prima macchina, diciamo, una delle macchine ambigue, che ha una Mini Cooper verde con tettuccio nero. Questa Mini Cooper, che è posteggiata invece in maniera molto corretta rispetto al marciapiede, appartiene sicuramente a un personaggio molto ambiguo, è Tullio Moscardi. Tullio Moscardi è un ex milite della decima masse, un fedele di Nino Butazzoni, che era uno dei vari bracci destri di Junio Valerio Borghese. Questo Tullio Moscardi è attivissimo nella decima masse durante la Seconda Guerra Mondiale, fa diversi rastrellamenti con diversi raggruppamenti fascisti nella zona di Bologna e di Firenze, e anche nel primo dopoguerra, come noi abbiamo visto in alcune nostre prime, quando siamo quasi nati come NIR, avevamo visto che appunto c'erano questi nuclei clandestini di fascisti che operavano a Roma proprio nel primissimo dopoguerra facendo attentati. E lui era in uno di questi gruppi che aveva sede in via Panisperna 206, questo ce lo dice sempre il buon Carlo D'Adamo, che ha notizie fresche, parla con la sorella di Tullio Moscardi, quindi la sorella gli spiega queste cose qua. E questo personaggio qua, come dire, che da questo passato, come dire, interessante, ma gli elementi della decima massa, noi da sempre, ad esempio, diciamo che non sono di fatto mai andati in pensione. No, ma anzi, sembrava quasi increscioso che per una cosa così non fosse presente la decima massa. È da tutte parti, in qualsiasi vicenda oscura dell'Italia repubblicana troviamo quasi non sempre, all'80% troviamo sempre qualche elemento della decima massa, e anche qua ci troviamo questo personaggio qua. È un personaggio che abita in uno dei civici vicino al Bar Olivetti, quindi, come dire, abita in quel circondario lì. E ha la macchina, stranamente, nel deserto di Via Fani, dell'altra parte del marciapiede, c'è la sua macchina. Vicino alla sua macchina ce n'è un'altra che è molto, forse ancora più interessante, che è una 127 rossa. È una 127 rossa che di fatto cosa fa? È tutta storta, posteggiata malissimo, sembra quasi un'auto che in tutta fretta e all'ultimo minuto arriva in Via Fani. E si va a posteggiare sulla carreggiata opposta, quindi contromano di fatto. È una autovettura che ha i finestrini tirati giù, sicuramente quello dal lato guidatore, e ha anche la portiera appoggiata, quasi che, ripeto, sembra proprio che sia arrivata lì all'ultimo secondo portando qualcheduno che ha dovuto scendere di corsa per fare qualcosa. Ed è un'auto che, quando anche lì il buon Carlo D'Adamo è andato a fare le verifiche del caso, ha trovato che al pubblico registro automobilistico il tagliandino riguardante quella 127 rossa era bianco, ed era bianco come i tanti tagliandini delle autovetture che sono in possesso delle forze armate. Molto spesso le auto civili, diciamo, quindi non quelle, come dire, coi loghi, con le auto civili che vengono utilizzate appunto dai vari reparti, solitamente ci spiega D'Adamo che quando si va a fare una visura al pubblico registro automobilistico non vi è specificato nessuna cosa. 99 su 100 sono auto che sono appunto a qualche ministero o, come dire, in disponibilità di queste forze. E anche qua, ripeto, caso, suggestione, chi è arrivato lì, però sembra veramente che sia un'auto che porta qualcuno perché all'ultimo minuto deve scendere a fare qualcosa. Potrebbe anche essere perché tra la Mini Cooper verde con tettuccio nero e la 127, ripeto, siamo poco sopra la colonna
di Aldo Moro, vengono ritrovati un'infinità di bossoli tra quelle due automobili. A riprova anche lì che, come dire, loro ci dicono i brigatisti che avanzano a coppie di due lungo la colonna delle auto vetture di Moro, come abbiamo visto nei tanti film di ricostruzione, in buona sostanza, dell'agguato di Via Fani. Come fanno a trovarsi lì in mezzo a queste due autovetture, addirittura tra le autovetture e il marciapiede dei bossoli, e in quantità significativa, Cioè, è impensabile che qualcuno vada lì e semi i bossoli per terra perché debba giustificare qualcosa, è una roba che non ha senso. Sicuramente è un altro elemento che va a incastonarsi in una ricostruzione che sicuramente è diversa rispetto a quella ufficiale, perché comunque tutto quello che hai detto tu stasera sulla balistica, su queste cose qui, è proprio diversissimo, e non si è neanche arrivati forse ancora a determinare quanti abbiano sparato in Via Fani. Assolutamente. E rispetto a queste due autovetture ci buttiamo anche un'altra riflessione che non è la nostra, ma che correttamente hanno fatto in Come è nato un golpe, che è questo documentario che tempo fa è andato in onda su Sky, che appunto molto bello, che appunto fa alcune riflessioni sulle autovetture, sui personaggi e tutto. Entrambe, tutte e due le autovetture, hanno la Mini Cooper verde sulla cappelliera dietro, un grosso foglio bianco di giornale, sembra. Lo stesso dicesi sul sedile dietro della 127, cioè dall'alto si vedono questi due fogli. Qualcheduno si chiede, in quel documentario fatto insomma con personaggi di primo ordine, cioè il senatore Flamini, Carlo Palermo, insomma stiamo parlando di personaggi che hanno dato un contributo enorme sulla vicenda di Via Fani, ancora probabilmente ci studieranno sopra, fanno questa riflessione, sono mica due segnali, cioè stanno lì a segnalare che queste due auto posteggiate male di fretta e furia devono segnalare a qualcuno che sono servite per l'agguato, la buttiamo lì, però ci sta, una riflessione che ci sta, perché esistono, perché se si guardano le foto ci sono veramente questi due fogli di giornale. Velocemente passiamo alla terza autovettura. La terza autovettura è un Alfa Sud Beige, che avvicina la Mini Cooper Verde, rimane a una decina di metri dalla Mini Cooper Verde, più verso l'incrocio, lato Bar Olivetti. È un'auto della Digos di Roma che a tempo di record alle 9:20 è già, come dire, parte dal centro di Roma prima delle 9, perché chi ha fatto appunto i controlli prima delle 9, quest'auto sta già girando per Roma alle 9:20 con una celerità incredibile. È la prima auto che arriva lì ed è un'auto che a distanza di un'ora da quando arriva lì, da prima a tutte le ruote, è posteggiata sul marciapiede praticamente. Dopo un'ora viene spostata indietro facendo scendere una delle due ruote. Anche lì qualcuno fa qualche riflessione, deve coprire qualche bossolo strano, qualcosa di che non si deve vedere, perché non ha nessun senso quello spostamento dopo un'ora di rilievi di quella capolizia scientifica, comunque all'epoca il reparto che faceva i rilievi su una scena del crimine che è inquinata, lo vediamo dalle immagini di Fraiese, cioè sembra di essere in un corso a Natale con le vetrine tutte aperte subito dopo l'agguato Via Fani. Cioè c'è un inquinamento della scena del crimine incredibile. Questo per dire che quella mattina lì noi abbiamo queste quattro autovetture posizionate in punti strategici rispetto anche ai bossoli che vengono trovati sul selciato. In più c'è questa auto qua che fa anche questo movimento strano e ben non si capisce perché lo fa. No, ma certamente c'erano tutte queste cose qui che sono indagate poi, perché quello che stavi dicendo tu è anche lo sforzo tipo di Carlo D'Adamo, che va, quello che colpisce che uno scrittore, un giornalista come Carlo D'Adamo, che poi ha fatto anche inchieste molto belle sulla Permindex, su dei movimenti finanziari anche in altri ambiti, sempre molto scuri, però cioè lui le fa, la polizia non le ha fatte. Cioè chi è che doveva indagare non ha fatto nulla di tutto ciò, anzi c'è una macchina di cui tu scrivi nell'articolo che viene resa al proprietario, un altro personaggio molto ambiguo, dopo una settimana dalla polizia, per cui proprio
praticamente nessun rilievo sulla macchina, nessuna indagine sulla macchina, per cui proprio Sì, completo allora disinteresse. Perché si poi. può dire tranquillamente alla Austin Morris Blue, cioè l'Austin Morris Blue che è un punto centrale, fondamentale, anche alla luce del. Cioè, dopo 5 giorni viene data al proprietario, al legittimo proprietario. È incredibile questa cosa qua. È incredibile, ma soprattutto ricordiamo un piccolo appunto che la maggior sforzo della polizia e delle forze dell'ordine in quei giorni fu di approntare un sacco di posti di blocco, una ingente movimentazione di mezzi e di personale, mentre poi i brigatisti andavano un po' a destra manca, insomma, questo è un altro ambito. Vorrei fare un cenno veloce sui bossoli, su certi bossoli trovati, che possono dare un elemento in più a chi ci ascolta su un pochettino l'impostazione di questo massacro della scorta, di questo rapimento di Moro. Sì, allora mi vado un attimo a prendere quella che avevo preparato come slide, diciamo, come Scriviamo tutto foto, sul da far vedere che non giornale. riesco a vedere. Allora, come dicevamo prima, quando vengono fatte di diverse perizie su Via Fani, c'era una del 79, 82, 93, però dobbiamo partire appunto da quello. Per smontare, tra virgolette, la narrazione ufficiale che contiene. Tanto vabbè, tanto i brigatisti ci dicono prima che erano solamente 5, poi da 5 andiamo a 6, 7, poi arriviamo praticamente, si conclude che alla fine c'è una decina di brigatisti lì. E poi andremo a vedere anche la faccenda del cancelletto alto e del cancelletto basso. Per quanto riguarda i bossoli, noi abbiamo qua i 4 brigatisti che noi abbiamo appunto in Via Fani, sono rispettivamente Fiore. Scendendo dalla Camilluccia, da via della Camilluccia, quindi dal fondo della colonna alla macchina di Moretti, per capirci, abbiamo Fiore, Bonisoli, Gallinari e Morucci. Tutti e quattro hanno una doppia arma, nel senso che imbracciano dei fucili mitragliatori e delle pistole. Tanto per, come dire, dare un po' di modelli e di cose, cioè chi ha il mitra più all'avanguardia, che è l'M12, è Fiore, che anche lui lo userà poco, perché dice che lì si inceppa. Avrà una Browning AKP-35 che si inceppa pure quella pistola lì. Bonisoli avrà un FNAB-43 residuato dalla Seconda Guerra Mondiale, si inceppa anche quello. Poi andremo a fare il conto dei bossoli di cosa rimane dentro caricatore. Lui ha una Smith Wesson 39, non gli si inceppa, ma anche lì utilizza parzialmente. Dice la stessa cosa per Gallinari, che ha un altro modello, sempre della Seconda Guerra Mondiale, di fucile mitragliatore, che ha il TZ-45 e ha una Beretta 51 Gallinari. Anche lui non sparerà tutti i colpi, ma non si inceppa, si inceppa solo la mitraglietta. A Morucci gli si inceppa tutte e due, la mitraglietta, che è sempre una FNAB come Bonisoli 43 e una Browning AKP-35. Dobbiamo anche un attimino contestualizzare in quanto tempo avviene l'azione. Allora, nel suo complesso l'azione di Via Fani sono 2 minuti e 56 secondi. L'azione, diciamo, di sparo, quindi di fuoco serrato contro la colonna di Aldo Moro, più o meno siamo appunto sui 55-56 secondi dei 2 minuti e 56. Quindi, in un tempo ristrettissimo, una pioggia di fuoco va sulla colonna di Aldo Moro. Un'altra particolarità dei bossoli che vengono trovati in Via Fani, appunto, di questa gragnuola di colpi. Nella prima perizia che fa Ugolini, detto Parisio Ugolini, trova anche che i bossoli, nel culo del bossolo, quindi dove batte il dente, che sono sempre delle cartucce della Fiocchi, quindi dita italiana, Fiocchi di Lecco, come dire, le cartucce vengono chiuse, sigillate e hanno delle vernici a identificarle. Solitamente quelle che sono in vendita normale hanno
un cerchio di vernice verde nel fondo del proiettile, del bossolo. In via Fani vengono trovate almeno 31 solite invece di vernice mista verde e blu. La verde e blu era il segno convenzionale di proiettili che erano destinati a forniture di gruppi militari non convenzionali, tanto per capirci, Gladio, così non facciamo i misteriosi. Un altro elemento della festa che si consuma dal secondo dopoguerra italiano in poi è Gladio, che qua è comparsa e che ricomparirà anche in altri ambiti in quella giornata lì, perché come oltre a quello che dicevi tu, anche la famosa onda blu avrebbe potuto essere uomini di Gladio che venivano a appunto da perché Massi non abbiamo ad esempio parlato del colonnello Guglielmi, ma poi ci arriviamo adesso. Un famoso invitato a pranzo, forse il più puntuale invitato a pranzo della storia italiana e non solo. Esatto. Visto che anche lui è addestratore dei gladiatori a Capo Malagio in Sardegna. Sì. Ma ce n'è gente di quella mattina, ce n'è gente che conta. Che più o meno è anche legata a Gladio, poi vedremo che non c'è solo lui. Ma ritorniamo un attimino ai bossoli, tanto per dare due numeri e cercare di fare un po' di chiarezza. Abbiamo detto 4 brigatisti con doppio armamento. Sì. Fiore col suo mitragliatore spara 3 colpi, 27 rimangono dentro alla carica. Bonisoli ne spara solo 22, 8 rimangono nella carica. Gallinari ne spara 5, 5 rimangono nel caricatore. Morucci spara 7 colpi e rimangono nel caricatore, ne rimangono 23. Dimmi. Volevi dirmi qualcosa? No, dico quindi proprio con i numeri, è una cosa molto importante. Se noi facciamo la somma dei proiettili, perché questo c'è una perizia, ma ora ho sintetizzato, dico sempre questo schema perché è molto semplice e diretto per capire. Se noi andiamo a vedere i reali colpi sparati da Fiore, Bonisoli, Gallinari e Morucci, quindi sommiamo 3 più 22 più 5 più 7 più i 2 proiettili, ricordiamoci che Iozzino scende dalla macchina e riesce a sparare 2 colpi prima di essere finito. Quindi, come dire, se sommiamo tutti i colpi dei brigatisti arriviamo a 37 colpi sparati, più 2 che troviamo per terra arriviamo a 39 che sono quelli di Iozzino, ok? Che li lasciamo un po' da parte. In totale in via Fani vengono trovati 91 colpi sparati. Se dai 91 noi troviamo i 37 dei brigatisti, perché ci dicono che c'erano solo loro, ok? I conti non tornano, ci sono 54 bossoli, che chi ha sparato 54 colpi? Allora, qua la matematica non ha un'opinione, su queste cose qua dovrebbero darci delle spiegazioni, chi dice che c'era da solo a fare tutto questo, perché ha sparato tutto questo, però poi quando andiamo a fare i conti, perché anche lì loro danno i numeri, di quelle delle... i conti non tornano, quindi sicuramente in via Fani c'era qualche d'un altro. Ma proprio anche la matematica, come dici tu a dirlo, cioè non sono ipotesi dietrologiche, dietrologia, come dicono anche certi altri studiosi o gente vicina comunque alle dichiarazioni delle Brigate Rosse, è proprio anche matematica, perché da lì non si scappa. I numeri di Afani sono questi, ci sono 54 colpi che non sono né dei brigatisti e non si possono addebitare ai due di Iozzino dentro questo conto qua. Chi le spara, come dici te, i famosi studiosi che ci dicono che siano dietrologi, che siano tutti dietrologi, pure la commissione d'inchiesta sono dietrologi, fatta da gente che è molto più esperta di noi, nessuno ha mai dato una spiegazione. Quello che si ragiona anche poi che ti fa pensare come questo sia tutto davanti agli occhi, perché uno può dirmi, può venirmi ad obiettare, e qua ripetiamo che noi siamo veramente l'ultimo grado, l'ultimo gradino della ricerca storica, per carità, perché siamo totalmente amatoriali, ma se tu mi puoi venire a dire sì, vabbè, coincidenza delle macchine, poi vedremo altre coincidenze, anche su tutto coincidenze, no? Perché va bene, non puoi. Ma
su degli spari, su dei boss ritrovati, coincidenze non ci possono essere, perché ho sparano i brigatisti quei pochissimi colpi e con quei pochi colpi risolvono la situazione, ma non è vero, perché vengono trovati altri boss e non ci sono persone che vengono a sparare lì dopo che è successo il coso rapimento, perché poi la scena è molto inquinata, ma viene quasi subito cristallizzata, cioè nel senso che non succede più niente, perché poi i brigatisti scappano e quindi Biafani finisce lì, diciamo. Per cui c'è qualcuno, e tra l'altro di quei 54 colpi ce n'è un'arma che ne spara circa 40-45, che è il famoso sparatore, che è praticamente quello che fa il lavoro più grosso. Esatto, è proprio matematica. Poi c'è chiaramente dei studiosi come Cucchiarelli che danno un'interpretazione da Damone, cioè, insomma c'è tutto, poi chiaramente su chi fossero questi, ma c'era qualcun altro, questo è assodato proprio dalla matematica e anche dalla fisica, perché gli spari appunto trovati nella parabrezza dell'altra macchina, insomma tutti anche gli spari incrociati, perché poi vengono colpiti da varie posizioni, per cui anche per fare stare in piedi la versione ufficiale si deve dire che si spara soltanto da un lato, che non è vero. Per cui insomma c'è tutta una serie di cose che contribuiscono ad affermare con sicurezza e davanti agli occhi di tutti che quella mattina c'era qualcun altro. Come anche, ci spiegherai, ad esempio la questione del bar Olivetti, che è un'altra questione incredibile e che va a incastonarsi in un quadro che sicuramente non è quello ufficiale. Ma guarda, prima di passare al bar Olivetti, che è una cosa pregnante, un argomento abbastanza, come dire, spesso, continuerò un attimino sulla questione di Gladio per collegarmi alla questione Bossoli. È importante. Il primo personaggio che noi troviamo ambiguo è il colonnello Camillo Guglielmi. Camillo Guglielmi è un colonnello addestratore dei a capomaraggio di Gladio. Alle 9 si trova nei pressi del famoso incrocio, quando viene audito nella prima commissione, perché poi credo che nel frattempo sia mancato, racconta di dover andare da un suo collega, altro colonnello D'Ambrosio, che abita civico 117 di Via Stesa, doveva andare a pranzo, sono le 9 del mattino, insomma. Peraltro viene smentito, perché D'Ambrosio poi dirà che assolutamente si conosceva Guglielmi, ma non l'aveva invitato lui a pranzo. Ad esempio, è anche qua interessante una delle cose che dice Gero Grassi, dice anche il modo di dire che è stato invitato a pranzo in una situazione come Viafani poteva anche essere un messaggio lanciato a qualcuno, come dire, sono invitato, c'ero anch'io. Ma forse gli stessi Bossoli sono anche un messaggio a qualcuno. Forse gli stessi Bossoli sono anche un messaggio a qualcuno. Sta di fatto che, ripeto, siamo sempre in un quartiere del tutto particolare, dove abbiamo visto già che ci sono delle auto particolari, dove ci sono dei personaggi particolari che vanno a dei civici particolari. E il 117 di Via Stresa è uno di quelli, perché è un palazzo del demanio militare, dove ci stanno sia militari in servizio che in pensione. Tant'è vero che è uno stabile dove abiterà anche il colonnello Guglielmi per un certo periodo, e stranamente siamo lì nell'isolato di Via Stresa. Anche lì ognuno si faccia le domande, si cerca di dare delle risposte, possono essere casualità, suggestioni, quello che è, ma questo scopre tra le tante cose l'ultima commissione d'inchiesta. L'altro personaggio che troviamo, che è legato a Gladio e che è quasi un personaggio di non di spettacolo, però che poi sarà, come dire, il primo che scende nella scena del film, che è Bruno Barbaro, questo fantastico personaggio. Bruno Barbaro che scende, è il primo che mette i giornali sopra al corpo aiozzino, apre le macchine, qualcheduno lo vede armeggiare con una paletta presa probabilmente da qualche macchina, quindi apre e chiude le portiere, fa tutto quello che vuole,
ed è un personaggio legato a Gladio perché è il cognato di Fernando Pastore Stocchi, che era un altro capo addestratore a capo Marraggio di Gladio. Entrambi abitavano in via Madesimo, che è una via, come dire, vicinale di via Fani, una traversetta di via Fani, proprio lì dietro anche costeggia il Bar Olivetti, insomma, un piccolo triangolo di palazzi. Ed è un altro personaggio estremamente incredibile. Ha una ditta che ha sede proprio sopra al Bar Olivetti, al Civico 109, e anche lì è una ditta che qualcheduno, Commissione, Carlo D'Adamo e altri, dicono essere in odore di servizi, perché era una ditta, una ditta edile, alcuni ho letto sia di Teli che addirittura di Caminetti, comunque lavorava molto poco, c'era sempre un viavai di gente. Si chiamava Impresa Andex. Tra l'altro, una particolarità, ma questo è una nostra considerazione. Noi studiamo tempo fa il CMC, che è un'altra roba che qua no. Permindex, sì. Però una cosa che abbiamo visto è che molte società dei servizi, ad esempio, utilizzano la X finale, l'ex Impresa Andex, oppure altre cose, altre diciture con X finale. Sta il fatto che poi questa impresa Andex SRL diventerà la Barbaro SRL e cambierà diverse volte, e la sede è proprio sopra il Bar Olivetti. Ecco, questo personaggio mi ricorda un po' l'altro personaggio dei servizi che anni dopo si aggirerà nel delirio di Via D'Amelio dell'omicidio Borsellino, che girava tranquillamente con le borsette di Borsellino, appunto, e anche lui dei servizi, insomma, tutto molto, cioè, c'è sempre un po' qualcuno che fa un po' nell'immediato quello che vuole, diciamo, no? Ora, io sono sempre dell'idea che quando uno ti viene a dire che sei un diavolo, pensi sempre male, che dietro ci sono sempre complotti, così. Io posso capire quando trovo una persona che magari non è proprio limpida, oppure ha svolto in passato alcuni servizi, o li continua a svolgere, o comunque ha un certo tipo di passato. Stasera è dalle 9:30 che siamo in diretta e che continuiamo a snocciolare situazioni e personaggi di un'ambiguità incredibile. Cioè, ma che tutti assieme Ambiguità con la mattina sei si stato siano trovati gentile. in una città enorme come Roma, si sono trovati tutti alla Camilluccia, e dentro la Camilluccia, proprio attorno a quel quadrilatero di palazzi, che è la zona lì di Trebestese via Fani. È una cosa, cioè, che è Poi inverosimile una cosa questi del sono quelli che si conoscono, perché sono sì. quelli che Poi mi sono. ovviamente noi sono le cose che noi conosciamo, che sono, Però come dici, aperte, quelli che forse. appunto Gladio proprio anche guastatori, per cui proprio anche era gente che sapeva come essere impegnata in un teatro urbano di guerriglia, no? Di guerra, cioè per cui che è quello che è successo in Via Fani, perché Via Fani è stato un atto di guerra in una via di una città della capitale di uno stato democratico in teoria, per cui insomma. E tra le altre cose, Massi, un'altra cosa che noi abbiamo già, come dire, in passato analizzato sul faro, è come Via Fani, allora lì esce fuori Cancelletto Alto, Cancelletto Basso, sia la fotocopia del famoso sequestro di Hans-Martin Schleyer fatto a Colonia dalla RAF. Cioè, lo stesso modello, Cancelletto Alto, Cancelletto Basso, che sono due Esatto, ma macchine che si chi vedono. fece, chi scrisse questo modello? Chi è che lo tirò fuori? Perché anche lì poi bisogna vedere No, la nel senso fonte, che è molto in importante. effetti noi, anche noi ci siamo fatti le nostre considerazioni, sembra proprio uno schema predisposto per fare questo tipo di azioni, e che sembra tutto tranne che un'azione di un gruppo terroristico Sì, come è che la RAF. fu lo schema, più o meno lo Sembra stesso che proprio scrisse uno schema Unipac nel suo libro. di qualche comparto militare o di qualche servizio, ma non Beh, di ma qualche. sono molto simili, Cancelletto Alto, Cancelletto Basso, a ciò che scrisse Unipac nel suo libro Colpo di Stato, che è un po' un manualetto su come fare
azioni urbane, eccetera, e che era come isolare un quartiere. E Sì. c'erano aspetti bassi, cioè questi praticamente fermi, questi punti che servivano a isolare delle zone. E Questa appunto. è un'altra, questa, vedi, è un'altra delle cose di cui si parla poco, ma secondo me, ripeto, il libro di Carlo D'Adamo è impressionante da questo punto di vista. È andato a scovare questo libro, che è proprio un manuale, cioè è scaricabile in inglese se lo si cerca su internet. Edward Luttwak lo scrive nel 1969, è proprio un manuale pratico di come si riesce a prendere possesso con delle squadre di uomini posizionate in certi punti che entrano in azione con tempi certi e a segnali convenzionali, tutto di un quartiere. E lo schema che lui fa nel suo libro, c'è uno schemetto molto, noi lo riportiamo sul faro, quindi invitiamo tutti ad andare a vedere, è completamente sovrapponibile all'azione di Via Fani e di Via Stesa. Cioè, quindi con l'arrivo della colonna di uomini In Germania. è identico, ma è soprattutto identico come viene descritto la presa di un quartiere nel manualetto di Luttwak, come è sovrapponibile a quell'isolato lì tra via San Gemini, via Stresa, via Fani e via del Forte Trionfale. È incredibile, proprio è sovrapponibile quasi la cartina, ma la sua era una cosa quasi di disegno. Quando parliamo di Moro, siamo nella realtà di un'azione che è una delle più importanti, che ha sconvolto la via politica, il quadro politico italiano. Forse probabilmente ancora oggi parliamo. No, ma sicuramente, perché poi Moro, quando si va un po' a discernere sull'avvenimento Moro, non è un avvenimento isolato di un gruppo di disgraziati che è alla lotta allo Stato, alla lotta al cuore dello Stato. A me non era certamente solo quello, perché poi comunque Moro è da mettere in riga con altre cose come Ustica, con altre cose che ci hanno portato anche a perdere un certo peso politico nel Mediterraneo, perché poi va anche considerato chi era Aldo Moro. Moro è uno che fece anche il famoso Aldo Moro con i terroristi palestinesi, che appunto anche un'altra chiave di lettura è anche questa perdita di che praticamente quando vengono arrestati i terroristi palestinesi poco tempo prima, nel 77, vengono arrestati con gli autonomi italiani, li trasportavano dei missili, perché appunto Moro e lo Stato italiano con lui fece un accordo con i palestinesi di libero transito nel nostro Stato, a patto che non facessero dei atti terroristici sul suolo italiano. Moro aveva anche una teoria di politica italiana che si era stata molto influente nel Mediterraneo. E quindi, appunto, è una giornata che sconvolge la politica italiana e le conseguenze, come dicevi giustissimamente te, le sentiamo ancora oggi. Per cui anche Io queste vorrei, per coincidenze. andare Prego. avanti nel nostro racconto, collegarmi, Teo, adesso hai citato Ustica. Io cito una cosa che succede poco dopo Ustica, che è la strage di Bologna, della stazione di Bologna. Per riportarmi e per parlare di un aspetto di Via Fani. A Bologna, la settimana prima della strage, i coniugi Olivetti sono presenti nella città di Bologna. A cosa fare? Nessuno gliel'ha mai chiesto. Ecco, ma parliamo anche un po' di chi era questo bar, questo famoso bar Esatto. Olivetti, Volevo appunto appunto, collegarmi a questa cosa qua per anche arrivare perché al siamo bar. lì. Perché appunto nel famoso incrocio ci sta questo bar. È un bar che all'epoca dei fatti è fiorente. Tutti vanno in quel bar lì perché dicono che ha le migliori brioche della zona e tutto. È frequentatissimo. Sta di fatto che un anno prima, nell'estate del 1977, decreta fallimento. Vengono portati i libri in tribunale e di fatto chiude. In maniera quasi inspiegabile. Ovviamente qualcuno si chiede, ma era mica propedeutico all'agguato che da lì, neanche, siamo appunto nell'agosto-settembre 77, neanche un anno dopo, a distanza di pochi mesi,
succede quello che succede in via Fani. Era propedeutica la chiusura di questo bar? Non lo so, sicuramente se Chiusura andiamo. ipotetica, perché ricordiamo, come tu parlerai, che quel giorno lì venne visto aperto il bar, per cui Viene visto aperto, ma soprattutto la prima cosa che salta agli occhi si dice: parlo di chi erano i proprietari di questo bar? Erano appunto, era Tullio Olivetti, con la moglie. Mi sembra che lo scopra, credo, l'ultima commissione d'inchiesta su Moro, che addirittura c'era la figlia dell'ex presidente della Repubblica Gronchi, era una socia dei coniugi Olivetti, probabilmente di minoranza di questo bar qua. Ma Tullio Olivetti l'anno prima, siamo sempre nel 77, viene, come dire, coinvolto in un traffico internazionale di armi. Ecco, altra questione che Esatto. mancava. Tra Vabbè. l'altro, dentro questa inchiesta è l'unico che ne esce pulito, e il bar Olivetti stesso è un bar che viene frequentato da personaggi di alto calibro da partire dalla mafia, dall'andrangheta, da esponenti dell'andrangheta, da esponenti della banda della Magliana, Fascisti. da stelo delle chiaie, tutti transitano dal bar Olivetti. Ci sono anche legami di più con i fascisti, perché il fratello di Tullio Olivetti, Annibale Olivetti, che aveva il bar Euclide in piazza Euclide a Roma, che era un altro bar, era uno dei Covi, tra virgolette, però erano uno dei punti di riferimento, dei locali di riferimento dei fascisti romani, soprattutto di Stefano Delle Chiaie. Quindi il bar Olivetti è, come dire, non solo un bar che appena alcuni anni prima era un fiorente bar dove tutti andavano, ma era anche un punto dove c'erano strani traffici e strani personaggi che circolavano. Quella mattina lì, come dici te, non è che qualcheduno, stranamente le saracinesche a un certo punto del bar Olivetti si alzano. Tanto è vero che noi abbiamo diverse testimonianze, due di almeno due giornalisti. Uno è un giornalista che entra per fare una telefonata alla sua redazione e ci parla già lui in prima battuta, che quando entra dentro e quando è lì appunto al telefono a gettoni all'interno del locale è ancora funzionante nonostante appunto fallimento. Addirittura lui dice che c'era qualcheduno che consumava anche dei caffè, ma soprattutto vede all'interno di questo bar alcuni personaggi vestiti con delle divise da aviere che parlavano con accento tedesco. E qua torniamo a alcune altre testimonianze che addirittura durante la sparatoria in via Fani sentono qualcheduno in mezzo alla strada gridare Achtung, Achtung, quindi parole in tedesco. E l'altra persona che ci dice che il bar Olivetti era aperto era Rita Di Giovacchino, questa giornalista bravissima, giornalista d'inchiesta, una tra le prime all'epoca, credo scrivesse per il Corriere della Sera, no, per il Messaggero forse, che arriva appunto lì nel luogo della strage e entra dentro il bar Olivetti perché lei ha da fare lo stesso lavoro che fa il suo collega, ovvero telefonare in redazione e iniziare a raccontare cosa ha visto sulla scena appunto di via Fani. Quindi le prime cose che fanno tutti i giornalisti quando arrivano appunto sul luogo dell'eccidio della scorta. E abbiamo anche ultimamente, ricito come è nato un golpe, questo documentario, che è riuscito a riprendere proprio il momento in cui vengono alzate le saracinesche nel bar Olivetti di quella mattina lì. Ripeto, è un documentario che secondo me è una testimonianza incredibile, sicuramente per quanto riguarda appunto il bar Olivetti, perché il video che hanno recuperato dalle immagini che vengono appunto girate con i vari videotto dell'epoca è proprio immortala come vengono tirate sulle saracinesche appunto da non so se il proprietario o comunque chi per esso, e la gente entra dentro questo locale. Quindi anche qua ci sarebbero anche da dire altre cose, perché Olivetti ha diverse società tra Milano e Roma che apre, chiude, sposta di sede, quindi cambiano continuamente indirizzo. Ad esempio a Roma ce l'hanno in
in una via che è via Bertoloni, che poi si scopre che, come dire, c'era una clinica dove ci stavano dentro militanti di Lotta di Popolo, che era questo gruppo nazi-maoista legato, insomma, all'ambito di Avanguardia Nazionale. Insomma, eravamo in quell'humus lì, piuttosto che altre società di copertura dei servizi. Ad esempio, c'era una testimonianza che avevamo ripreso di una donna che era stata arruolata in qualità, tra virgolette, di infiltrata da Federico Umberto D'Amato, questo personaggio che anche lui è da tutte le parti, rientra anche qua, che appunto racconta che in quella zona lì di via Bertoloni a Roma c'erano tantissimi appartamenti nella disponibilità dell'ufficio affari riservati. L'ufficio affari riservati è quello che ha fatto e disfatto tutto, per quanto riguarda le stragi, le gelle della pensione, insomma, rapporti appunto con l'Avanguardia Nazionale, l'Ordine Nocio, c'era tutto, insomma, lì. Questo per dire che Tullio Olivetti sta dentro, come dire, quel brodo lì. Ecco. E non è un personaggio di poco conto, perché comunque anche la sua presenza a Bologna, praticamente che ciò non lega necessariamente alla strage di Bologna, ma come si sta anche sta uscendo anche adesso, appunto, che questa indagine sui neofascisti, sui NAR, appunto, che sono i colpevoli giudiziari della strage di Bologna, c'erano anche persone a Bologna i giorni prima e il giorno stesso. Un po' come ci sono persone qui presenti in Via Fani, no? Perché appunto anche l'Onda Blu, questa moto che gira, che verrà appunto anche riconosciuta dagli stessi brigatisti come estranea a loro, e che poi sarà appunto ipotizzata attraverso delle indagini che sia stata forse anche lì con degli effettivi di radio, per cui insomma che sarebbero venuti a monitorare la situazione, insomma, c'era molta gente che girava intorno a questa via e appunto il bar poi Olivetti è centrale in questa vicenda, è importantissimo, importantissimo, per cui come ha spiegato molto è anche appunto una proprietà di gente strana, frequentata da certi personaggi, insomma, tutto un via vai molto strano e ci sono tantissime presenze in poco spazio in questa via che ne viene in mente perché sono veramente molto molto curiose. Ecco, adesso è sparito Alessandro, siamo spariti tutti, non so come mai, mi senti? Io ti sento e ti vedo. Pronto? Sì, io ti sento e ti vedo. Sì, sono io che ho. Sì, no, cioè dicevo, scusate, per concludere questa parte, che appunto il bar è centralissimo, è fondamentale, cioè se non si tiene conto del bar Olivetti è parziale Via Fani, ecco. E quindi siamo arrivati a 8 ore e mezza, insomma che ci stiamo intrattenendo, e dimmi tu, se vuoi parlare di ancora qualcosa, dare qualche suggestione, ricordiamo che tutto ciò Guarda, è per come l'ho concludere, detto. io poi nel numero che ho fatto, l'ultima parte l'ho dedicata alla prima parte della fuga e a quello che ormai è chiaro a tutti essere stata la prima prigione di Moro, ovvero il Palazzo di Via Massimi 91, palazzo di proprietà del Vaticano, quindi extraterritoriale, quindi dove la polizia non poteva andare a fare perquisizioni. Tra l'altro, da più fonti, è il famoso palazzo che ha i due ingressi, che ha il garage interrato con un ingresso da via Massimi, l'altro da via della Balduina. Sicuramente è una fuga rocambolesca quella che fanno i brigatisti, è per nulla logica. Peraltro c'è sempre anche da dire la famosa presenza dell'aereo senza nessun tipo di logo sulla fiancata, l'aereo bianco che si vede anche nelle riprese di Paolo Fraiese, che volteggia. Elicottero, elicottero. Sì, un elicottero che volteggia sopra Via Fani, che non ha nessuna insegna di forze armate, e
se non mi sbaglio, il fotografo Ianni lo fotografa e va anche a Pratica di Mare nel pomeriggio del 16 marzo 78 a vedere se si era alzato in volo qualche aereo e non risultava nessun velivolo che elicottero che stesse volando. C'è sempre un mistero un po' su questo elicottero qua. Esatto, e al fotografo stesso gli chiesero i negativi, Non solo i fu negativi, praticamente intimato di... qualcuno andrà a fargli visita in casa e qualcheduno Sì. in maniera pacifica gli dirà che è gente dell'ufficio affari riservati di Federico Umberto D'Amato. Quindi insomma, ma Così, per completare leggo quale. la vicenda dell'elicottero proprio alla fuga rocambolesca, perché negli stessi minuti, tra virgolette, che l'aereo volteggia. I brigatisti vogliono farci credere di aver percorso i 12 km che separano via Fani da via Montalcini, perché loro sostengono che insomma, è stato portato lì, è stato 55 giorni lì, Moro non si è mosso da lì. Si tratta per arrivare in via Montalcini, siamo alla Magliana Nuova, si deve attraversare Roma, cioè è stato appena rapito l'uomo politico più in vista del momento, impredicato per diventare il nuovo presidente della Repubblica, loro placidamente fanno questo rapimento e attraversano Roma per 12 km fino ad arrivare a via Montalcini. Ma chi ci crede? Ci credono Sì, solo loro. ma come dicevamo prima, anche che tu hai fatto proprio cercando su Google Maps queste distanze, proprio queste vie percorse, no? Perché se tu, io ignorante nel senso buono, cioè che non sa, se tu mi dici, ah, io ho portato Moro da via Fani fino a via Montalcini, tu dici sì, va bene, perché che ne so io, no? Cioè, nel senso, non conoscendo Roma, come se mi dicessero a Genova, l'ho portato da via 20 Settembre a via Obeda. E tu dici, vabbè, bene, ma se poi vedi le distanze, sono comunque importantissime in una città come Roma, che non è una città deserta, che tu in quel momento, magari non subito nell'immediato, però poi c'è stato proprio anche mille posti di blocco, insomma, per cui anche credere a queste cose, perché ovviamente noi negli altri numeri dei giornali abbiamo anche scritto, come dice la Commissione, come dicono proprio anche l'autopsia, che Moro era stato trovato anche in buona forma fisica, con delle tracce di sabbia, insomma, non è possibile che Moro sia stato tenuto in un suo posto, ma soprattutto poi portato a questa maniera qui, perché tu proprio poi nell'articolo dimostri che non è possibile che sia stato fatto questo percorso, anche perché poi ci saranno delle macchine dei brigatisti che verranno ritrovati vicino a via Fani, no? No, soprattutto vicino a via Massimi, ma ripeto, la fuga è molto Vicino a rocambolesca perché scendono giù da via Trionfale, ora svoltano a U dentro via Carlo Belli, per poi passare in via Casale de Bustis, che è questa strada mezza serrata chiusa da una sbarra dove c'è questa sede grossa della CEA di Roma, come dire. Che costeggia un bosco di rovi, di sterpaglie, insomma, per poi, come dire, tranciare la catena, c'è cioè la famosa donna che trancia la catena per far passare, e poi da lì viene Sì, trasbordato su un altro furgone e tutto. E già lì è anomalo, perché invece di girare in via Carlo Belli e fare Casale de Bustis, si andava dritti in via Durante e si arrivava direttamente in via Massimi, se quello era il primo posto dove doveva essere portato Moro ed è stato portato lì. Dicevi giustamente che sono state trovate delle. Cos'è che ci conforta il fatto che via Massimi, a parte l'extraterritorialità, il fatto che fosse un palazzo che fosse frequentato da altri prelati del Vaticano, lo stesso Marcinkus, cioè ci fosse, come dire, personaggi, lo stesso Moro si dice che comunque andasse lì perché avesse appunto rapporti con, cioè conoscesse poi in realtà sto stabile qua. È uno stabile che da fonti confidenziali, soprattutto della Guardia di Finanza, nei giorni proprio subito dopo il rapimento viene indicato, cioè viene indicato come uno stabile della zona della Balduina con due ingressi e un garage interrato. C'è solo praticamente quasi quello. Cioè c'è via Massimi 91 e il suo gemello, sono due palazzi similari, sono. Quindi è lì. Ma la cosa appunto che ci conforta in questo, come dicevi te, è che nel giro di pochi giorni, quindi siamo dal 16 al 19
marzo del 78 in via Licinio Calvo a orari differenti, alcuni in piena notte di prima mattina e mi sembra l'ultima la sera, vengono trovate tre macchine che erano servite per la fuga e che erano sparite dalla circolazione. Ma se ci pensiamo, come dire, la fuga era rocambolesca, si nascondono le macchine dentro questo garage e da questo garage vengono fatte ritrovare da lì a pochi metri perché da via Massimi 91 a via Licinio Calvo ci si metterà 2 minuti, ma chi ti controlla in 2 minuti? Cioè bisogna essere proprio, come dire, sfigati per trovare la pattuglia che ti ferma. Ah, magari a ore, perché due macchine mi sembra che siano state una completamente a notte inoltrata e l'altra la mattina. Cioè, chi ti controlla? Cioè, è un pezzo di strada veramente di 1 chilometro, cioè veramente pochissimo. Cioè, quindi deve Certo. confrontarci anche questa cosa qua. È sicuramente inverosimile che quella mattina lì questi vadano via Montalcini. Cioè, no, è una balla. Cioè, fare 12 chilometri per Roma dove ci sono, cioè, non ha senso, non ha questa cosa qua, non ha nessun No, senso. però dicevo, se tu vedi sulla mappa un conto, se come te l'hanno raccontato, tu non sai quanta distanza c'è. Per Sì, ora, cui ripeto, stasera non sono. abbiamo potuto, io avevo preparato tutte le No, fotografie, certo. sono sul giornale, chi se lo va a scaricare il giornale, c'è tutto, e quindi si vede benissimo Anzi, come. c'è anche di più, per cui E c'è anche di più perché c'è anche siamo qualcosina. dimenticati qualcosa stasera, E quindi, certamente. insomma, ripeto, ci sarebbe da dire tante cose anche su sta fuga rocambolesca, un percorso che non ha nessun senso per dove poi si è accertato fosse stato portato Moro, che era via Massimi 91. Passare in via Casale de' Bustis, tanto è vero che noi tra le nostre prime riflessioni, almeno io l'ho pensato, perché vado a passare di lì? Perché mi deve prendere quell'elicottero lì? Cioè, si poteva anche pensare che Moro fosse su quell'elicottero e trasportato in un Nella luogo. famosa guardia di finanza del militare razziale, su quale c'è stata l'ipotesi che Moro E poi quello fosse sappiamo, addirittura quindi, sì, però ci stava, ecco, non è, tanto ascio, c'è tanto ascio. sicuramente non è andata così perché Moro, la sua prima prigione sarà in quello stabile di via Massimi No, 91. ma sicuro, sicuro, Però sicuro. poi, come dice Paolo Cucchiarelli e come altre inchieste che fa la commissione, cioè Moro gira 3-4 prigioni almeno prima di arrivare, come dire, Minimo, alla minimo. fine, tra l'altro l'ultimo magazzino, anche lì scoperto vicino a Via Gaetani, il famoso magazzino di stoffe dove passa l'ultima notte e dove viene ucciso da un noto 'ndranghetista, Giustino De Buono, che non si era politicizzato in carcere, si dice, sembrerebbe che alcune foto lo ritraggano o ci sia una persona similare lì che sta a guardare appunto i rilievi della scientifica in via Fani, Giovanni, in Argentina. esatto. Insomma, sa, la stessa Reno Rossa che viene vista, come dici te, a Fregene, lì nei pozzi, il famoso stabilimento balneare della Guardia di Finanza. Insomma, No, ma c'è ormai tantissimo. cose assodate. Sì, no, ma c'è tantissimo di assoluto, però si va. Ma a parte che adesso non c'è neanche più forse interesse storico e o popolare in quale, per il quale si dica cosa sia successo, perché non te lo diranno mai. Però è sicuramente pazzesco come scalfendo un pochettino la superficie si vede subito che a partire dal numero dei boss o di tanto altro di quello che abbiamo detto stasera. È veramente indimostrabile la versione ufficiale, proprio non tiene. Bene, direi che se tu hai finito di esporre tutti Direi questi dati, di stare anche ci sarebbero da dire miliardi di cose, però noi ci siamo sempre dati. Ora abbiamo un po' sforato l'ora e mezza canonica che sempre ci ripromettiamo, però poi ovviamente dipende anche dagli argomenti che si trattano. Questo è sicuramente un argomento che ci sarebbe da parlare per giorni perché c'è talmente tante pieghe e contropieghe che insomma non è possibile esaurirlo, però qualcosina l'abbiamo detta questa sera. Ognuno si può poi andare a fare le sue valutazioni rispetto a quello che abbiamo detto e boh, quindi direi che stasera qui comunque sotto c'è sempre la striga del sito da quale potete
scaricare il giornale, poi metteremo anche su Instagram, Twitter, tutti i nostri social, Facebook, anche là i link del podcast che sarà disponibile su Spotify e su altre piattaforme. Per cui io direi ai saluti, cosa dici? Direi di sì, salutiamo chi ci ha seguito, chi ci seguirà, perché da stasera la diretta. Ovviamente sarà questa diretta anche in versione podcast, che abbiamo inaugurato anche questa l'altra volta, quindi lo si potrà trovare tranquillamente su Spotify cercando un nucleo di informazione resistente. Direi di salutare. Se non siamo più tanto giovani, tentiamo di stare dietro i social. Almeno tu sei molto bravo in questo, perché, e anzi speriamo che non spunti nessun altro social, perché noi più di questo non ne possiamo fare. Le forze sono quelle lì, sono. Esatto, le forze sono queste, poi ne spunta sempre qualcosa di nuovo. Ben vengano, però grazie mille a tutti e buonanotte. Va bene, grazie mille e saluto a tutti. Ciao.